Oggi siamo in compagnia di Lucrezia e Matteo, già lo conoscete. Iniziamo qui lungo la caotica strada che porta da Belluno ad Agordo. Andiamo per di qui per andare a intercettare il nostro sentiero. Lì c'è la strada grossa. Abbiamo parcheggiato sullo scasso stradale. Non so se sia proprio tanto bella come cosa da fare, ma non ci sono altre soluzioni per parcheggiare la macchina. E quindi è così. Anche se sembra molto bello, bisogna stare attenti quando si va nella forra perché c'è un bel divieto. Oggi percorreremo una parte di quello che è un sentiero più lungo che si chiama la Montagna Dimenticata. E è un percorso che faremo oggi su strada forestale. Ovviamente questo è molto più articolato, qui si trovano sulle locandine maggiori informazioni riguardo. E il nostro sentiero sale su per di qua. Qui abbiamo il bivio tra il sentiero La Montagna Dimenticata e la Via degli Ospizi. Sono due sentieri tematici qui del Parco Dolomiti Bellunesi, due sentieri che hanno una storia diversa. La Via degli Ospizi parte vicino a Belluno e arriva ad Agordo, La Montagna Dimenticata invece parte ad Agordo e fa un giro un po' diverso. Noi rimarremo sulla Montagna Dimenticata perché dobbiamo salire e dobbiamo raggiungere il ricovero forestale Le Mandre. Se sul Relive vedete cose strane è perché abbiamo le gallerie da fare. Non so quante ce ne siano a dir la verità, però comunque ci sono le gallerie. Sempre camminando lungo la strada forestale abbiamo raggiunto il bivio con Forcella dell'Homme. Il sentiero 874 si stacca qui e inizia a salire verso da quelle parti, non ho ben chiaro dove. Noi rimaniamo qui lungo la strada forestale, sì ciao, e niente, speriamo di guadagnarci presto questo bivacco. La strada è stata pulita, ci sono alberi tagliati ai lati che permettono di passare molto facilmente nonostante i disastri che sono accaduti dopo Vaia. Per ora è un ottimo sentiero, molto ben indicato e facilmente percorribile. Qui c'è il sentiero che sale su, che è una strada forestale, e qui è segnato una piccola deviazione per andare a vedere un punto panoramico. Andiamo a vedere quanto panoramico è questo punto. Effettivamente è un bel vedere. C'è un panorama stupendo. Lì ci sono le palle di San Lucano ed è lì che c'è il bivacco Bedin. Bellissimo posto, si vede tantissima roba. Thank you.
Ehi là! Qui lo conoscete già, vero? Questo qua è il bivacco. Guarda che stufa! Madonna, bellissima! Che serietà! Madonna, che bella! Andiamo a vedere sopra com'è. Questo è un bivacco, questa è una casa. Ero ottimista, ma sai, questo è il locale superiore. Abbiamo solamente due posti letto più il tavolato. Vediamo. La luce non funziona, pazienza. Ecco qua. Molto bello, tutto piccolo, facile da scaldare questo ambiente. Promette bene. La stufa tira davvero bene, è eccezionale e non fa fumo e riscalda anche molto bene l'ambiente. Qui abbiamo fatto legna, è stato facile perché siamo tanti. Il locale è molto piccolo, il tavolo lo sposteremo in mezzo per starci tutti quanti. C'è un'ottima copertura telefonica, ma manca completamente l'acqua. Non c'è materiale per fare la legna, almeno oggi non abbiamo né una sega né un'accetta. La salita qui fino alla casera è andata benissimo, la strada forestale è completamente percorribile, gli alberi caduti sul sentiero dopo vaia sono stati tagliati tutti quanti, è una camminata abbastanza facile, ma comunque condensa gli 800 metri di dislivello in poco sviluppo, sono 7 km e mezzo, vero? In alcuni tratti la pendenza infatti è molto sostenuta. Qui ci sono una roba come più di 20 gradi. Buonanotte. La notte è andata benissimo, la stufa ha fatto un suo dovere in modo eccelso. Qui abbiamo una Lucrezia che scende. Qui c'è Gianluca, la prima volta che lo vedete. Io una seconda. E fuori ha fatto qualche centimetro, forse due se sono tanti. Bivacco pulito, legna ce n'è ancora per chi arriva, anche nella cassapanca. Chiudiamo tutto. Una bellissima esperienza, un bellissimo bivacco, consigliato. Nevica e iniziamo a scendere. Questo video finisce qui. Ci vediamo nel prossimo video. Grazie per averci seguito. Alla prossima. Ciao.